Signor Sindaco, allora da lunedì si prevede un po' di rivoluzione nel traffico a Imperia, un po' di caos, dobbiamo dire, perché ci sono lavori connessi alla messa in sicurezza del Rio Artallo. Chiude via Quarone, che cosa significa? Ma dunque, innanzitutto chiedo scusa perché presumo che ci saranno delle complicazioni, dei disagi, però purtroppo sono lavori che non erano procrastinabili. Chiudere via Quarone per poter consentire di realizzare lo scolmatore per la mitigazione del rischio appunto di via Quarone relativa connessa all'apertura del Palasalute significa che avremo via Artallo a doppio senso di marcia con eliminazione dei parcheggi e Viale delle Rimembranze a doppio senso di marcia, lo è già però con eliminazione dei parcheggi perché si prevede chiaramente un afflusso veicolare molto superiore alla norma, soprattutto per chi appunto utilizzava via Quarone scendendo da Artallo o piuttosto chi passando da via Martiri della Libertà provenendo da fuori Imperia si recava in Piazza Roma andando poi sostanzialmente in via Verdi. Quindi ripeto, io vi chiedo a voi giornalisti gentilmente la massima diffusione della notizia, chiedo pazienza ai cittadini, mi rendo conto che è un problema, è una rottura di scatole, tanto per essere chiari, però d'altra parte non si poteva non fare questo lavoro. Il lavoro deve durare 40 giorni, speriamo che non ci siano intoppi e quindi l'appuntamento è ai primi di novembre con la viabilità ripristinata come prima e il Palasalute diciamo utilizzabile in sicurezza. Ecco, c'è la complicanza in più della concomitanza con l'inizio delle scuole, ormai avviato, quindi la presenza di studenti, la presenza di maggior movimento. Sì, purtroppo abbiamo fatto l'impossibile per poter fare i lavori prima dell'inizio delle scuole, ma ciò, lo dico, non è stato possibile a causa della complicazione della burocrazia italiana che per spostare una penna richiede 3 mesi di pratiche, quindi qua è più di spostare una penna e ci è voluto più tempo e quindi più tempo e purtroppo non si è potuto fare. È chiaro che la logica dice perché non l'avete fatto prima, ci abbiamo provato ma onestamente non è stato possibile. Per chi va a scuola quello che posso dire è di andare partire da casa 10 minuti prima per evitare la coda che probabilmente ci sarà.